A cavallo! Passo! Pronti per la carica? Carica! Lei prima diceva che chi torna dalla guerra non è bravo ma è fortunato. Ah sì, è vero. Ah, lo dico forte a tutti. Tornare a casa dalla guerra non si è bravura, si è fortuna. Te do una misca, sono 1.000 km, 40 giorni però. Allora, quella di oggi è stata la commemorazione dei fatti d'arme della carica di Izbushensky condotta dal Reggimento Savoia Cavalleria nel piccolissimo villaggio di Izbushensky lungo la piana del Don in Russia nel 1942. Oggi 25, perché purtroppo causa impegni ed altro, siamo riusciti a combinare per la data di odierna grazie al padrone di casa, il dottor Vittorio Daleore, che mi ha fatto venire in mente una cosa bellissima. Dobbiamo probabilmente ringraziare il brutto periodo che ci ha costretti a non poterci trovare dove volevamo e quindi ho dovuto pensare a una cosa vicina a casa del nostro reduce Dante Benendo e ho pensato: ma perché non farla a casa di chi è stato del Savoia Cavalleria e di chi è stato in quei luoghi, in quei giorni? Quindi a casa del tenente Enrico Lulin Buschetti, che è stato il predecessore del dottor Vittorio Daleore, odierno proprietario di casa. La commemorazione è stata appunto, ripeto, in memoria dei soldati del Savoia Cavalleria che caricarono e vinsero contro le fanterie mitragliere sovietiche, siberiane nello speciale, e riuscirono a sfondare, quindi riuscendo a proteggere la riorganizzazione dei reggimenti italiani che si stavano attestando sul Don per cercare di tenere la fronte, che poi da lì a poco venne meno, crollò e furono costretti alla tragica ritirata che tutti quanti conosciamo. Già il fatto di accudire al cavallo è una cosa importante perché significa dovere, significa sacrificio. Si dice il binomio uomo-cavallo perché nella storia della cavalleria ci sono stati sicuramente uomini cavalieri che hanno salvato il cavallo, ma altrettanto sembra incredibile ci sono stati cavalli che hanno salvato il proprio cavaliere ferito. Quindi è una testimonianza, è una storia di immenso valore spirituale per noi.